Sono giorni di angoscia per il popolo ucraino dopo l'inizio dei bombardamenti russi che hanno già fatto diverse vittime e non solo militari, ma anche civili e soprattutto bambini che ancora una volta pagano colpe che non hanno. In molti sono riusciti a lasciare il paese, altri invece vivono col terrore dei bombardamenti e di una guerra che al momento sembra non avere fine. Sono ore di angoscia anche per la numerosa comunità ucraina che vive nel nostro paese e che in questi giorni sta col fiato sospeso nell'attesa di ricevere notizie confortanti dalle famiglie. Anche a Gela c'è una nutrita comunità, circa 20 persone che vivono e lavorano in città da anni. Oggi abbiamo incontrato due di loro, Anna e Anastasia, due giovani ucraine che hanno voluto lanciare un appello alla solidarietà alla popolazione gelese. Anastasia è qui da 10 anni, ma è nata a Kiev, la capitale ucraina, prima vera vittima dei bombardamenti russi. Molto pesante, perché non so come si interessa una persona che se non lo sa che esiste ancora sua casa o Tu chi hai lì a Kiev? no. Io ho i miei parenti, i miei cugini, i miei zii, ce l'ho anche la mamma, ma grazie a Dio lei adesso sta venendo verso me per raggiungere, sta attraversando confine polacco per venire qua, anche mio fratello. Invece papà non riesce a sentirlo da quanto tempo ormai. Sei Già da un paio di giorni. Molto. preoccupata? Anna invece è di Poltava, quasi 700 km a sud di Kiev. Lì la situazione è ancora tranquilla, ma l'ansia per un'escalation del conflitto è alta. E Anna la racconta ogni giorno ai suoi quasi 30.000 follower su Instagram, cercando di sensibilizzare quanta più gente possibile al dramma che si sta svolgendo a pochissimi passi da qui. Mi sento molto male, veramente io ho ripresa adesso questo giorno, questi 2 giorni, prima non poteva fare niente, solo piangeva, poi mi è venuta a testa che non devo piangere, devo fare qualcosa per aiutarsi i miei. Chi hai tu nel tuo paese in questo momento? Io ce l'ho tutti dal mio paese, mia mamma, mia zia, fratello, io qua solo con mia figlia, diciamo, che tutti i miei è Ucraina in questo momento. Cosa ti raccontano i tuoi? Li hai sentiti ultimamente? Allora, io non guardo notizie perché tante notizie non gli fanno vedere tutta la verità. Io ce l'ho tanti follower, tanti amici da tutta Ucraina. Io ce l'ho un'amica che lavora pompiere in Kharkov. Lei mi ha raccontato una cosa molto brutta, che dice da tutto il tempo che è lavorata, lei mai visto lacrime di suoi colleghi, perché si muoiono bambini, si muoiono persone civili. Questo già un fascismo, secondo me. E un appello alla pace e alla solidarietà arriva anche da Caserta, da Tanassi Kosovan, oggi in forza alla casertana, ma uno dei protagonisti del Gelacalcio della Serie D. Anche Tanassi ha voluto dare la propria testimonianza in un momento così difficile per il suo popolo. Una preghiera sempre, un pensiero sempre, ogni giorno per questa situazione che ci coinvolge così da vicino. E la maggior parte della mia famiglia sta qua, però ti dico, ho i miei nipotini, ho la mia cognata, i miei parenti stessi, comunque non dico che sono genitori, però sono i miei parenti stretti, che, e grandi amici che sono invece a Kiev sotto tutto il conflitto a fuoco, e ti posso dire che è abbastanza dura come cosa. Le guerre ci saranno e ci saranno sempre. Questo innanzitutto bisogna essere consapevoli. Perciò bisogna sempre di essere disponibili per tutte le persone che non hanno la nostra stessa fortuna e di aiutarle in qualsiasi modo e con la massima disponibilità, perché non si sa mai, qualcuno potrà aver sempre bisogno di una mano. La Caritas Salesiana, intanto, insieme alla Croce Rossa Italiana e con il supporto dell'amministrazione comunale, sta organizzando una raccolta di beni di prima necessità, soprattutto medicinali, da spedire in Ucraina. Il materiale può essere consegnato presso il cortile di Via Olanda 22, dove verrà raccolto dal personale della Caritas. La Croce Rossa ha anche attivato un IBAN per le donazioni all'indirizzo www.cri.it/emergenzaucraina. Mandare cibo e vestiti io penso non utili in questo momento, perché non possono arrivare o ci vuole troppo tempo. Invece medicina è una cosa che serve veramente, e anche perché adesso stanno ammazzando i civili, le persone proprio che non c'entrano niente con la guerra. E noi vogliamo chiedere, sensibilizzare il cuore di popolo di Gela e anche tutti gli italiani, essere comprensivi in questo e avere cuore aperto per aiutarci. Vi ringrazio tantissimo.